Questo è un momento importantissimo per la città di Fano perché abbiamo vinto un bando ministeriale che ci ha visto all'ottavo posto nazionale con centinaia di domande per una collezione di arte contemporanea in fotografia. Cosa significa? La città di Fano, mettendo a valore la grande ricchezza che ha avuto in questi anni nell'investire in arte contemporanea sotto le sue diverse forme, dalla saggistica alla musica alla fotografia, ha strutturato un programma e un progetto con l'Associazione Centrale Fotografia e la direzione artistica del bravissimo Luca Panaro e si è presentata a questo bando. Siamo arrivati al pari con istituzioni museali molto quotate e fortissime di grande rilievo. Questo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra. Ma cosa ci dice questa vittoria? Ci dice molto di più. Ci dice che l'istituzione museale deve essere centrale perché quando è centrale, quando è forte, può aiutare le realtà culturali del territorio per valorizzarsi e per creare progetti di questo tipo che vanno a valore della città. Cosa prevede il bando? Prevede con 75.000 euro di finanziamento l'acquisto di diverse opere. Sono opere che parlano del territorio, opere che parlano di Fano e delle Marche ed è giusto che siano concentrate al Museo Civico, proprio per questo motivo. Sono giovani artisti che sono venuti da sconosciuti a Fano e adesso sono ben quotati e riconosciuti anche a livello ministeriale. Olivo Barbieri, Marilisa Cosello, Fabio Sandri, Davide Tranchina, Paola De Pietri e Fabrizio Bellomo. E poi Mario Giacomelli, che non è un giovanissimo, ma al contrario è una presenza istituzionale e assolutamente importante dal punto di vista dell'arte contemporanea e della fotografia nel nostro territorio. Per noi è un momento di grande valore che mette a frutto 15 anni di lavoro con Centrale Fotografia.